Ritornare da Corinto, ultimo viaggio a Corinto, capitolo 16. Poi ci fermiamo un po' con questi studi, queste ehm, esegesi. Eh, vediamo un pochetto. Poi sceglieremo con l'aiuto del Signore un luogo dove andare per un altro annetto. Anche se qui ci siamo stati, se ho capito bene, forse un paio d'annetti, forse un anno e mezzo circa. Spero che questa epistola vi abbia prodotto dentro di voi crescita, a me nel mio cuore l'ha fatto, l'ha prodotto e non solo, devo dire anche che diversi, eh, anche che ci hanno seguito in questo lungo periodo affezionatamente, eh, dovunque li ho incontrati, eh, mi hanno manifestato. Eh, la benedizione che Dio ha dato loro, allora leggo capitolo 16, lo leggo tutto. Questo capitolo 16 eh, si parlerà eh, di poche cose. Ci sono tanti nomi, tanti saluti, eh, tanti operai del Signore. C'è addirittura una chiesa in casa che saluta. Leggiamo, Dio ci benedica quanto poi alla colletta. Per i santi, come ho ordinato alle chiese della Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare e le persone che avrete scelto quando sarò giunto io le manderò con delle lettere a portare la vostra liberalità il vostro dono la vostra donazione a Gerusalemme e se converrà che ci vada anch'io essi verranno con me io verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, poiché passerò per la Macedonia, ma da voi forse mi fermerò alquanto o ci trascorrerò addirittura l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò, perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarvi di fermarmi qualche tempo da voi se il Signore lo permette. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste e perché qui una larga porta mi si è aperto a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Ora se viene Timoteo Guardate che stia fra voi senza timore, perché lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace, perché venga da me, poiché io lo aspetto con i fratelli. Quanto al fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi con i fratelli ma egli non ha alcuna intenzione di farlo adesso verrà però quando ne avrà l'opportunità vegliate state fermi nella fede comportatevi virilmente fortificatevi tra voi si faccia ogni cosa con amore ora fratelli voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della Caia e che si è dedicata al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. Mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato, di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza. Poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla, con la chiesa che in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Cioè sia considerato in mezzo a voi malvagio. Maranatà, cioè il Signore ritorna. La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. E così si conclude la prima epistola di Paolo ai Corinzi. In questo ultimo capitolo dobbiamo anche dire onestamente che la prima epistola si collega materialmente parlando alla seconda epistola ai Corinti, ma noi non per questo ci sentiamo obbligati a trattare subito la seconda epistola. Si conclude, quindi noi concludiamo questo percorso, questa serie di insegnamenti meravigliosi e Paolo nel concludere questo percorso tratta un argomento per il quale era stato giudicato parecchio, tanto proprio da questa Chiesa. E vi voglio far notare l'Apostolo Paolo che non perché è giudicato si ferma, ci sono delle priorità nell'opera di Dio, nella vita spirituale, delle necessità, e queste necessità, queste priorità, Devono andare avanti, devono essere promosse quando sono per la nostra maturità, quando sono per la nostra crescita spirituale. E qui viene trattato un argomento che, chissà, io mi metto nei panni eh, dei Corinti, chissà se anche noi poi avremo giudicato male Paolo. L'argomento è la colletta, attenzione fratelli. Qui non parla dell'offerta che si raccoglie durante il culto. Qui si parla di un argomento che Paolo ha trattato con i corinzi e in maniera particolare anche con i galati. Qual è l'importanza di questa colletta? Perché Paolo insiste su questa colletta? Qui non si sta parlando nella maniera più assoluta dell'offerta del culto, qua non sta parlando del, delle offerte che si raccolgono a Corinto per la gestione della vita spirituale, ministeriale, dei poveri, diaconale di Corinto. L'Apostolo Paolo aveva realizzato un bisogno che i pagani dovevano realizzare e che i pagani convertiti eh, dovevano realizzare, i gentili, eh? convertiti, dovevano realizzare e che al tempo stesso eh, dovevano realizzare anche i giudei convertiti. Eh, non tutti i cristiani sanno che all'inizio della storia del cristianesimo, proprio al tempo dell'Apostolo Paolo, c'era forse una separazione, parliamo così, spirituale tra i credenti che erano nati di nuovo e provenivano dal giudaismo e i credenti che erano nati di nuovo e venivano dal mondo pagano, i gentili. Pur essendo fratelli tra loro, si guardavano un po' in Cagnesco, diciamo così. I giudei si sentivano superiori ai gentili. E l'Apostolo Paolo, che era stato chiamato proprio per predicare la parola ai gentili, aveva sentito nel cuore da parte di Dio di fare una cosa che li tenesse uniti praticamente stava cercando di, 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 di creare una specie di cerniera che, che univa i due pezzi perché non era facile in quel tempo il cristianesimo è nato in mezzo a queste difficoltà se vi ricordate l'apostolo paolo stesso ha avuto un sacco di problemi con i giudei convertiti e allora l'apostolo paolo cosa fa l'apostolo paolo ovviamente realizza questo da parte di dio sente questo da parte di dio e crede che la cosa migliore che in questo momento difficile della storia tra le comunità giudeo-cristiane e le comunità gentili cristiane, per metterle insieme, per unificarle, per renderle una sola opera, bisognava fare una cosa concreta, non chiacchiere, qualcosa di concreto, non cose uh, um, così uh, che Manifestano semplicemente dei sentimenti, ma atti pratici e l'Apostolo Paolo decide autorevolmente, come apostolo e verrà giudicato male: decide di raccogliere una offerta fra le chiese dei Gentili. E questa offerta che Paolo vuole raccogliere, e dedicherà parte del suo ministero eh, a raccogliere questa offerta nel mondo dei gentili. Questa offerta raccolta deve essere portata a Gerusalemme ai fratelli giudei convertiti. Perché qual era il principio? Perché l'Apostolo Paolo cosa fa? Non si schiera da una parte piuttosto dall'altra, dà da valore a entrambe le posizioni e cerca di risolverle con un gesto pratico di amore e il gesto pratico di amore è questo Paolo dice siccome i giudei convertiti cristiani vi hanno fatto partecipe dei loro beni spirituali perché voi sapete che Cristo viene dal giudaismo vi hanno reso partecipi dei beni spirituali bene loro vi hanno dato la parte spirituale. Ora voi rendete partecipe i giudei dei vostri beni materiali. E in questo modo l'opera si sarebbe spiritualmente unificata. Ora Paolo dedica parte del suo ministero a questo, a raccogliere per Gerusalemme, per la Chiesa Gerusalemme. Perché ha un senso? Certo che ha un senso, perché la chiesa a Gerusalemme viveva tantissime difficoltà economiche. C'erano stati anche dei problemi abbastanza importanti da un punto di vista di carestia, di problemi che si erano verificati nella zona di Gerusalemme. E i pagani invece stavano bene economicamente eh, parlando. E quindi l'Apostolo Paolo dice questo gesto d'amore vi terrà. Unificati vi terrà una sola cosa. Ovviamente Paolo quando fa, quando inizia quest'opera meravigliosa, non tutti la comprendono e in particolare a Corinto, nella chiesa di Corinto, dove abbiamo transitato per un anno, un anno e mezzo, ci sono alcuni che vogliono mettere eh, Paolo eh, in ombra dicendo: Ma non è vero questo vuole fare qualcosa per se stesso. Non è vero che vuole raccogliere per Gerusalemme, questo ha altri interessi. Addirittura alcuni giudicheranno l'Apostolo Paolo come uno che se ne vuole approfittare. Pensate un po', Paolo ha passato anche lui per certe eh, situazioni e così anche eh, altrove. Ora, alla fine dell'epistola, noi vediamo un uomo della prima epistola, un uomo forte, nonostante tutto, risoluto nelle cose di Dio e conclude questa epistola proprio toccando l'argomento che a Corinto più aveva eh, urtato, diciamo così. E dà delle istruzioni intorno alla colletta. Ora voglio dirvi una cosa importante, fratelli. Ci siete? Una cosa importante voglio dirvi, fratelli. Guardate che L'amore si manifesta in gesti pratici. Non è... Fa piacere sentire ti voglio bene. Fa piacere. Se ogni tanto vi capita, non ci rispiace. E sentire eh, ti voglio bene. Non è sbagliato dirlo. È, è una bella parola. O oh no. Vi, vi amiamo, vi vogliamo bene. Uh, ci abbracciamo, Bellissimo. Va bene. Però l'amore è fatto di... Gesti concreti, e Paolo lo insegna questo. Non sto parlando chiaramente di soldi anche fratelli, sto parlando di quello che appartiene alla nostra vita e che deve essere dato anche per gli altri, per la causa degli altri. Paolo fa questo per i credenti di Gerusalemme: che forse questi non hanno manco visto, non sanno manco chi sono, non sanno manco come sono fatti e noi ehm, siamo chiamati da Dio a questo tipo di liberalità ci sono credenti altrove lontani eh, che sono nella difficoltà e una delle cose più belle che la Chiesa può fare quando eh, amministra i beni del Signore anche quelli materiali è, quelli, eh, è quello di avere visione per i Bisogni degli altri. Non dobbiamo aver paura di fare del bene, fratelli. Anzi, la scrittura dice che chi può fare del bene e non lo fa, fa bene, giusto? Ogni tanto io vedo se state dormendo, riposando. Se, se potete fare del bene e non lo fate, che succede? Che succede? Commettete peccato. Se tu puoi farlo e non lo fai, commetti peccato. E Paolo dà questa istruzione quanto alla colletta per i Santi, alla raccolta per i Santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Voglio anche dirvi una cosa, fratelli, che quando noi ehm, esercitiamo la beneficenza, noi la esercitiamo con un grande senso di responsabilità. E voglio dirvi un'altra cosa: non sempre sentiremo, perché il nostro io, la nostra carne, ha delle pretese abbastanza importanti, il nostro ego, il egoismo, anche le nostre ansie, le nostre paure, quando abbiamo, magari, poco, no? e, 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 e ci viene chiesto di fare, no? Non dobbiamo, aver, non dobbiamo mai aver paura di fare del bene, mai, perché facendo del bene non ci perdiamo mai, ci perdiamo facendo del male, fratello. E quando abbiamo l'occasione di fare del bene, dobbiamo farla, è la nostra occasione. Perdere quell'occasione significa perdere la possibilità di essere strumenti di. Benedizione. Lo so che l'argomento è un po' tocco a corde delicate, ma questa è la Bibbia, fratelli, non possiamo soltanto parlare di doni, ministeri, miracoli, dobbiamo parlare anche di cose pratiche, reali, concrete, che possono eh, avvenire ogni giorno. Quindi l'Apostolo Paolo dà un'indicazione da una responsabilità eh, dice, bisogna raccogliere questa colletta, queste offerte che poi dobbiamo portare a Gerusalemme. E come bisogna fare per raccogliere questa colletta? L'apostolo Paolo dà un segno, un autorevole segno eh, per responsabilizzare la chiesa e dice "ogni primo giorno della settimana". Ora ho il primo, il secondo, il terzo, non importa. Perché Paolo sta dando questo segno alla chiesa di Corinto. Sta dando valore alla sistematicità. L'Apostolo Paolo, in poche parole, sta dicendo: Quando noi decidiamo di fare queste cose, non le dobbiamo fare come si deve, eh, preparati. C'è un bisogno a Gerusalemme. La situazione è seria, è importante. Ricordatevi. Che ogni primo giorno della settimana noi raccoglieremo questo. Non si tratta di eh, come dire di, di fare qualcosa che eh, ci, ci, ci prende di sorpresa, no? Eh, no, Paolo sta dicendo: pensate, pregate, riflettete, parlatene a casa vostra, no? decidete insieme cosa fare, cosa dare insieme. E ogni primo giorno della settimana darete che cosa? Quello che sentite, giusto? Secondo la prosperità concessagli. Cioè, la tua liberalità viene misurata in base a quello che Dio ti ha concesso. Ne capite? Ripeto: la nostra liberalità è misurata da Dio, non dagli uomini, in base a quello che Dio, o meglio, alla prosperità che Dio ci ha concesso. Io so quello che Dio mi ha concesso. Vi ricordate Nanni e Saffira? Presentarono qualcosa che non era secondo la prosperità concessagli. Si misero d'accordo per carità: non erano obbligati a fare nulla, anzi, potevano tranquillamente vendere quello che hanno venduto e dire. Pietro, noi abbiamo venduto questo, però la metà lo teniamo per noi, noi diamo la metà. Non sarebbe successo assolutamente nulla. Il problema era che Anani e Saffira volevano far passare che la loro liberalità era misurata a quello che avevano ricevuto. E Pietro dirà: Perché state mentendo allo Spirito Santo? Qual è il problema? Pietro vuole dire ad Anania e a Saffiro: Volevate dare 10? Ditelo. Chi chiede nulla? Nessuno vi ha chiesto nulla. Ma se Dio vi ha dato, o meglio, se la vendita vi ha prodotto una determinata prosperità, allora siate onesti fino in fondo, decidete con un cuore libero. Non cercate di ingannare dicendo questo è tutto quello che abbiamo e lo facendo passare pubblicamente chissà che cosa. Questi sono fatti importanti, fratelli, che sono accaduti nella storia della Bibbia e credo eh, che non solo nella storia della Bibbia. Dio conosce profondamente il nostro cuore. Conosce profondamente le nostre possibilità e la prosperità che Dio ti ha data. Deve essere una benedizione per l'opera di Dio, deve essere una benedizione per il regno di Dio. Allora, metta da parte quello che potrà, fin qua, bello, no? Quello che potrà, più avanti, bruttissimo. Secondo la prosperità Concessagli Affinché quando verrò Non ci siano più collette da fare C'è anche E' anche una questione pratica Paolo sta dicendo Se voi vi muovete in questo momento Come vi dovete muovere Quando verrò abbiamo concluso Portiamo a Gerusalemme Quello che dobbiamo portare bene Ma se non date Come Dio Vi dice di dare Succederà che non arriveremo mai a supplire al bisogno, allora con, bisognerà continuare, continuare, continuare. Invece Paolo dice facciamolo subito con la prosperità concessa da Dio in modo tale che quando verrà il momento che io devo venire e le persone che avete scelto per, per portare questa offerta a Gerusalemme, quando siamo pronti, partiamo e andiamo a consegnare questa offerta. Le persone che avrete scelte, quando sarò giunte, le manderemo con delle lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme. Se converrà che ci vada anch'io, essi verranno con me. Chiuso il discorso colletta. Io verrò da voi. Paolo dice, adesso sta chiudendo la lettera, un po' come quando si fanno un po' i saluti, no? Telefonicamente, dai, ci vediamo. Dai, verrò, diciamo così, ci organizziamo. Ecco, Paolo sta concludendo la lettera e sta dicendo: Io verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, poiché passerò per la Macedonia. Ma da voi desidero fermarmi per tutto l'inverno. Notate il cuore dell'Apostolo, come padre, sta decidendo di fermarsi all'interno di una comunità che non è che aveva sparato fino adesso i fuochi d'artificio quando Paolo parlava, anzi lo avevano giudicato male, avevano detto che Paolo se non voleva approfittare. Alcuni a Corinto mettevano in dubbio che Paolo avesse Cristo dentro di loro. Ma tu ti rendi conto dove si arriva quando diamo spazio alla carne, no? Io capisco che posso essere che ne so, arrabbiato per un fatto, per un motivo, per un trattamento. Capisco questo. Però Gesù che dice? Dice una cosa importante, Gesù. Prima che il sole tramonti, risolviamo. Mettiamoci a posto. I Corinti avevano fatto passare molto tempo e avevano fatto entrare un sacco di gente, molti dei quali non conoscevano Dio. Erano saliti sui pulpiti e avevano pure insegnato. Questi insegnanti che non conoscevano Dio erano appoggiati dagli uomini, ma non da Dio. Predicavano e seminavano le loro idee. La stragrande maggioranza delle idee che avevano seminate erano anti Paolo, contro Paolo, contro l'Apostolo Paolo. E la comunità di Corinto aveva iniziato a usare parole strane con Paolo, altro che condite di sale altro che d'affetto, altro che la parola fratello mio, caro mio, avevano iniziato a dire che Paolo era un rozzo, un rozzo, che quando parla non si capisce, che eh, quando sta lontano fa l'apostolo, quando si avvicina ha paura, no? insomma una serie di giudizi sparati a raffica sull'apostolo. Si conclude l'epistola che Paolo dice: Io vengo a passare l'inverno da voi. Voi l'avreste fatto? No? Non lo so, io non lo so. Io avrei detto, manco un weekend. Cioè. Tanto è vero che in mezzo a questi discorsi c'è uno che non ci vuole andare. Si chiama Apollo, Paolo l'ha acchiappato e ha detto: 'Apollo ci devi andare'. Vai con i fratelli, dai, vai a fare qualche culto speciale, edificali, eh, anche perché anche Apollo era stato motivo di chiacchiere, se vi ricordate all'inizio, vi ricordate? Noi siamo di Apollo, non siamo di Paolo. Allora Apollo probabilmente è risentito anche dalle offese che gli hanno fatto a Paolo. E Paolo gli dice, devi andare Apollo, dai vai, non ti preoccupare, non fa niente, pensiamo al Signore. E Apollo, no, io no. Ci vado, no, non me la sento di andare. Quanto a fratello Apollo, io l'ho molto esortato a recarsi da voi con i fratelli, ma egli qua è forte, non ha alcuna intenzione. Ha guardato Paolo, e dice Paolo, basta perché non c'ho proprio voglia di andare e di farla adesso. E Paolo, io non so se questo è il pensiero di Apollo, però il pensiero di Paolo è sicuro. Per non far pigliare collera ai corinzi, per non creare una divisione tra i due, gli dice Ma sì, quello poi verrà appena a un po' di tempo, vedrete che poi verrà a trovarlo Io vi sto parlando così per farvi comprendere che Paolo è uno di noi, eh. non è una divinità che cammina. Lo, lo notate eh, sentimentalmente come si muove? Uguale a noi. E l'opera di Dio è fatta di uomini come noi. Vasi di terra dove Dio dentro ha messo la sua gloria. Siamo vasi di terra dove Dio dentro ha messo la sua gloria. Questo è meraviglioso. Siamo uguali a quelli di Corinto, eh? non è che siamo diversi, come ai Galati, ma non uguali perché li imitiamo, uguali perché della stessa... Fattura, eh, perdonatemi se vi dico una cosa abbastanza forte, eh, fino ad un certo punto è giusto che veniamo delusi dagli altri, alcuni si deludono e iniziano a fare il giro dell'arcipelago ecclesiastico delle chiese, lascia là e piglia là, piglia là e lascia là, lascia qua e va di là, fino ad un certo punto o va bene una delusione. E chi diventa vittima di alcune delusioni, in realtà, questo l'ho detto ad una sorella eh, che, non, che non è di qua, in realtà non legge la Bibbia, perché nella Bibbia queste cose vengono fuori. E quando noi diciamo ma ha deluso, non ma ha deluso, ma no, basta, siamo realmente immaturi perché se io vi deludo o voi deludete me e leggo la Bibbia, io vedo che le stesse cose succedevano qui dentro. E allora è l'opera di Dio che ci deve far andare avanti, è l'amore che ci deve far andare avanti. Certo, può succedere nella vita che uno vuole, viene segnato al punto tale da dire no, cambio registro, può succedere. Non dico che... Non può accadere questo. Però non ci nascondiamo dietro un dito dove sembra che tutte le volte che andiamo in chiesa andiamo specificamente per vedere i difetti degli altri e sembra che non riusciamo a vedere oltre. Se una chiesa non cammina con il Signore è una cosa. Ma se la chiesa cammina col Signore... Non guardare i difetti degli altri, perché ce li hanno. Ce li hanno. Abbiamo i difetti. Va bene? Ripeto: abbiamo i difetti. Io ho i difetti. Tu hai più difetti. Egli ha i difetti. Sto facendo il vero. Noi abbiamo, e ce li abbiamo. Tante volte però sono scuse perché, no, Io non riesco. Leggiamo le Epistole, leggiamo Corinzi, leggiamo Galati, leggiamo. E, e, e notate che in questa Bibbia c'è gente come noi, con le sue difficoltà, con la sua passione, con la forza di voler vedere la gloria di Dio, ma pure gente che, che, che ha problemi caratteriali. Paolo ha avuto a che fare con due sorelle che litigavano dalla mattina alla sera. Una si chiamava Evodia e un'altra Sintiche, già per i nomi, secondo me dovevano litigare per forza. Però Paolo ha a che fare, appunto, che deve, di, deve intervenire lui come apostolo da fuori. Alla chiesa non riesce a fare andare d'accordo queste due sorelle. Paolo, da fuori, scrive e dice: Vi esorto, per favore, siete due donne di Dio. Basta a litigare. Dovete andare d'accordo, dovete proiettarvi verso. Il regno di Dio, il carattere, fino a un certo punto, Eh ma io sono così. Fatti cambiare dal Signore. Quanto conta quello che sono io? A volte, oh, e ci impuntiamo, è come se ci impuntiamo, eh? e nel puntarci costruiamo i muri, non li costruiscono gli altri, li costruiamo noi. Se li costruiscono gli altri, noi abbiamo la capacità di abbatterli, di non permettere. Di costruire come? Con l'amore, con la gentilezza, frutto dello Spirito. Io verrò da voi a passare l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Che vuol dire questa frase? Vediamo un po'. Io vengo da voi a passare l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire. Che vuol dire? che vuol dire secondo voi? Eh? No, no, vuol dire, vuol dire parecchio. Siete voi che dovete provvedere al mio viaggio. Quando io vengo lì e da qui partirò. Siete voi che mi dovete far proseguire. Il diritto dell'apostolo, della missione. Può sembrare una pretesa, no? Ma l'Apostolo è un inviato da Dio. Come, come può fare per arrivare altrove? Chi gliele deve dare? Verrò, mi fermerò affinché voi mi facciate proseguire dove mi recherò. Questa volta non vi voglio vedere di passaggio. Che bello, meraviglioso. Spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste perché qui una larga porta mise aperta a un lavoro efficace. E vi sono molti avversari, cosa strana, eh? Larga porta, lavoro efficace, tanti avversari. Forse noi avremmo detto la porta è chiusa perché sanno gli avversari. Spesso le porte aperte che il Signore apre davanti a noi sono spalancate ma ci hanno anche gli avversari davanti. Si tratterà di superare gli ostacoli per passare le porte. Dio ti ha aperto la porta, non ti preoccupare. Se non l'hai passata ancora è perché c'è un mondo spirituale che si muove, che ostruisce, che sta cercando di impressionarti, di fermarti. Corro, dai, vado verso la fine perché vi siete un pochetto stancati. Ora, se viene Timoteo, guardate che sia tra voi senza timore. Passerà Timoteo, trattatelo bene, questo giovane pastore, accoglietelo, è un po' timido, eh, che stia in mezzo a voi felice, sereno, perché lavora nell'opera del Signore, come faccio anch'io. Nessuno lo disprezzi fatelo proseguire in pace perché venga da me perché io l'aspetto con i fratelli in poche parole dopo che avete provveduto me provvedete un attimo odio. forte? è eh? eh certo questa è l'opera di Dio non è l'opera degli uomini quanto al fratello Apollo vabbè ve l'ho detto prima non c'ha intenzione di venire State fermi nella fede, comportatevi virilmente. Sapete cosa vuol dire virilmente? Da uomini, siate uomini, siate uomini, comportatevi bene. Non fate i bambini in poche, in poche parole. Fortificatevi, e tra voi si faccia ogni cosa con amore. I saluti. Voi conoscete la famiglia di Stefano, sapete che è la primizia della Caia, cioè è probabile. Che questa primizia della dell'Acairia significa che è la prima famiglia che si è convertita in questo posto. È la primizia della dell'Acaira, si è dedicata al servizio dei santi. Sottomettetevi anche voi a tali persone, a chiunque lavora e fatica nell'opera di Dio. Io mi rallegro per la sua venuta. Di fortunato, di acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, cioè. Quando voi mi avete fatto soffrire, questi sono stati la mia benedizione. E Dio li provvede. Non voglio aprire uh, un varco oramai troppo storico, anche perché siamo in diretta, ma questo è successo anche nella mia vita, nella vita di mia moglie. Prima che venivamo qua, eravamo fidanzati. Un momento buio, ecclesiasticamente parlando. Ho conosciuto dei fratelli con i quali abbiamo pregato di notte. Una bella chiesa brasiliana che adesso si trova a Baranzate. Non ho cambiato chiesa, li visitavamo di notte per pregare, per intercedere. In quel momento voi potete immaginare come queste persone che non conoscevamo hanno riempito la nostra vita. Passavamo a volte delle mattine, ricordo ancora adesso. Un pranzo fatto di riso, fagioli e latte, una bontà, da non provarci più, una cosa bellissima, però sono stati poco tempo nella nostra vita. Oh, e che timbri che hanno messo nella nostra vita! Li visiterò il terzo sabato di giugno per un culto missionario. Che timbri, poco, forse un mese. come Preghiere, cosa saranno state? Una settimana, due settimane? Timbri indelebili, Boom. e li ricordo ancora. Passano i giorni e ricordo quelle notti che abbiamo pregato, lo ricordo proprio. Gente che Dio mette per riempire certi vuoti, e Dio così fa perché Dio è interessato all'opera all sua. Nel momento in cui Paolo stava soffrendo con Corinti. Dio ha fatto passare a Fortunato, a Stefana e ad Acaico. Mamma mia, che nome, eh? Però, insomma, a me non hanno consolato. Hanno dato, sentite che belle parole, sollievo allo spirito mio e al vostro. Apprezzate questi uomini. Apprezzate. Bene, le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Priscilla con la chiesa che è in casa loro, io non debole per la chiesa in casa, secondo me non dovremmo mai fermarci da riunirci nelle case per la chiesa che è in casa, Aquila e Priscilla avevano fondato una bella, bella, bella chiesa e si riunivano eh? a casa sua, a casa loro, avevano aperto le porte, la gente andava e si riuniva a casa sua, la chiesa che è in casa loro, vi saluta! Molto nel Signore, tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Si può dare il bacio? Va bene? Santo, possibilmente. Noi riceviamo anche istruzioni pratiche, persino nei saluti. Salutatevi con un santo bacio il saluto è di mia prima, propria mano di me Paolo se qualcuno non ama il Signore in mezzo a voi è inutile che ci andate appresso è inutile che continuate a tenerlo in mezzo a voi è inutile che lo volete incoraggiare anatema altrimenti questa pianta che non ama il Signore crescerà la malvagità è come la pianta rampicante con le foglie, arriva dappertutto, sale e si piglia altri credenti, vengono contaminati altri credenti, non ama il Signore. Avete scoperto che questo è carnale, che questo sta per altre cose in mezzo a voi? Anatema, malvagio. Non sta dicendo di mandarlo via, ma sta dicendo però di inquadrarlo come tale fino a che non si converte al Signore. Maranatà, Gesù, ritorna. La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. Abbiamo concluso il nostro viaggio a Corinto. Dio ci benedica.